È evidente che nel momento in cui tu dai l'applicazione della legge a magistrati, di tribunali, di corte d'appello, di corte d'assise, che hanno fatto carriera durante il fascismo e che hanno una forma mentis, oltre che aver fatto la carriera sotto il fascismo, è evidente che la loro applicazione sarà quella che poi fu, cioè sempre favorevole ai fascisti. E quindi c'è un problema. Certamente noi possiamo storicamente interrogarci e dire: ma Togliatti fece bene a fare l'amnistia? O forse ricalibrare la domanda: non fu troppo presto quell'amnistia, a 6 mesi dalla nascita della Repubblica? Che è un problema serio questo, una domanda seria. E d'altra parte, bizzarramente, come dire, da una parte Togliatti viene accusato, tra l'altro chi vi parla non è un togliattiano, non sono mai stato iscritto al Partito Comunista Italiano né ad altri partiti, non è che ne faccia un vanto, ma a dire che non sto facendo la difesa dell'ufficio Togliatti, che però non ne ha bisogno. D'altra parte, questo Togliatti che viene accusato di aver avuto la mano leggera, per così dire, no? Con i fascisti, contemporaneamente, in una lunga pubblicistica, una pletorica pubblicistica che arriva fino ai nostri giorni, viene accusato di essere in realtà il grande demonio che sta dietro le stragi post 25 aprile 45. Se ci fate caso, in realtà tutta la polemica, in realtà è sempre una polemica che ha l'obiettivo, come obiettivo, il Partito Comunista e ciò che il Partito Comunista ha rappresentato e Togliatti. Così come, allora, bizzarramente dico, Togliatti viene accusato da una parte di aver messo in circolazione i fascisti e di aver avuto una mano leggera con loro, dall'altra parte di essere stato il grande regista, o prima, e poi l'occultatore dopo dei fatti orribili accaduti dopo il 25 aprile, in particolare Emilia Romagna, in particolare il triangolo, no? Il triangolo della morte, il triangolo delle Bermude. Ma da sinistra, ancora oggi ci sono studiosi, insomma, pubblicisti, che parlano di tradimento degli ideali della resistenza. Fu a lungo una delle grandi, come dire, etichette, no? Che è giunta fino ai nostri giorni, la resistenza tradita, che poi venne accoppiata spesso con l'altra idea della Costituzione inattuata. Anche Pietro Secchi ha parlato di resistenza tradita. Ma certo, se ci chiediamo anche qui, se facciamo attenzione alle parole, tradire, da tradere vuol dire consegnare. Quando io consegno un compagno al nemico, questo è il tradimento. Altrimenti è una parola che dovremmo usare con molta cautela. Ora possiamo davvero dire che la dirigenza del Partito Comunista Italiano, nel suo blocco, nel suo insieme, e Togliatti abbiano consegnato le classi subalterne al nemico? Assai spesso si dimentica, e questo è un peccato gravissimo per chi fa il mestiere di storico, si dimenticano i contesti. Qual è il contesto in cui Palmiro Togliatti opera dalla svolta di Salerno in avanti? Svolta di Salerno, le grandi accuse, svolta di Salerno, amnistia, l'articolo 7 della Costituzione. Il contesto è il condizionamento assai forte che il Partito Comunista certamente subisce dall'Unione Sovietica. Il contesto è, sono gli accordi di Yalta. Il contesto è che l'Italia viene deciso che fa parte di una certa parte del mondo, di un certo blocco. E, come dire, era ben difficile pensare che l'Italia potesse sottrarsi a quella parte. E le pressioni degli Stati Uniti, dopo la rottura poi in particolare dell'unità antifascista. Questo contesto ci dice che era un minimo di saggezza politica fare attenzione a quella situazione. E quanti avrebbero seguito una dirigenza comunista che anche dopo il 14 luglio 48 attentato a Togliatti si fosse messa sulla via delle armi? Anche in quell'occasione Togliatti è stato accusato, no? Di aver fermato la rivoluzione. Troppo spesso è accaduto che la mia generazione di studiosi nati un po' con il 68 si siano poi lasciati trascinare dall'idea di andare in caccia della, come dire, rileggere la storia d'Italia come una storia di occasioni mancate, no? È un libro per tutti, che ormai è quasi una comica, Renzo Del Carrì, Proletari senza rivoluzione, ve lo ricordo.
ricorderete, che esce a metà degli anni 60, è una lunga sequenza di occasioni mancate. Cioè, le occasioni c'erano, le masse erano pronte, ma c'era sempre un dirigente socialista, comunista, non importa, un sindacalista, un politico che bloccava le masse, tra l'altro anche amplificando il potere dei dirigenti, no? Cioè come il dirigente disse no, tra l'altro una concezione anche negativa delle masse, puramente passive in fondo, cioè queste masse che si fermano perché uno avanza il tipo, no, come il direttore d'orchestra che blocca, no, il violino e fa partire l'arpa. Quella è una storiografia naturalmente. Insomma, non si poteva non tenere conto di un concetto gramsciano fondamentale, i rapporti di forza, i rapporti di forza. Ma d'altra parte questo, a dire storiografia o pseudostorografia, questo dibattito che nacque poi a partire soprattutto degli anni 60 a sinistra, metà degli anni 60 a sinistra, dobbiamo anche stupirci, Gramsci non godè di buona stampa nel 68, nel movimento del 68, anzi fu un autore completamente rimosso, cioè non so, piccole frange. E quindi noi sentiamo parlare soprattutto di questa resistenza tradita e rivoluzioni non svolte, lasciate cadere per colpa delle dirigenze, appunto dimenticando le situazioni concrete e soprattutto non chiedendosi davvero quanti sarebbero stati in grado di fare la rivoluzione al di là del contesto internazionale. Torniamo agli anni 90. Spartiacque, abbiamo detto, anche mi apre una bottigliera, se ne fai di me, non avere una bottiglia davanti al pubblico, una cosa che mi trovo molto fastidioso, ma voi mi scuserete, no? Il bicchiere non ce l'abbiamo neanche in casa, è già tanto che abbiamo l'acqua. Scusate, ma sono senza voce, se non c'è voce. Torniamo un attimo all'inizio anni 90. Torniamo all'89-94, anzi, andiamo ancora un pochino più indietro, se avete pazienza ancora un attimo. Quanti minuti ancora? No, quanto vuoi? Quanto vuoi? Allora vi do una data. Mi pare sia 27 dicembre 1987, sul Corriere della Sera esce, poi dopo la verificare ce l'ho qua, ma insomma, esce una lunghissima intervista che occupa due pagine intere, intervista a Renzo De Felice, firmata da Giuliano Ferrara. Questa intervista, molto lunga, insomma De Felice, la sostanza politica dell'intervista è che oggi il fascismo è un corpo morto, non esiste più, è un reperto archeologico, lo definisce, che senso ha parlare di antifascismo? Se non esiste più il fascismo, non esiste più l'antifascismo. Quindi cancelliamo questa parola dal dibattito pubblico. Dunque, non solo vanno eliminate le disposizioni finali e transitorie della Costituzione, ma bisogna smettere di, come dire, stabilire questo nesso, no? Antifascismo, Repubblica, eccetera, eccetera. Questo tema sarà poi, tenete conto che in quel momento siamo in piena era craxiana, c'è il dibattito sulla cosiddetta grande riforma, ve lo ricordate il dibattito sulla grande riforma, ve lo ricordate, che poi scopriamo che era poi il progetto della P2, ma insomma non importa. Un signore che non era un comunista, non era neanche uno storico stretto